vista, che ruolo ha nel rapportarsi con la società? Beh, oggi io posso dire, posso parlare della mia esperienza, sempre se mi considerate un artista, faccio parte della società, quindi ho uno sguardo a 360 gradi, non mi occupo soltanto di musica. Per esempio, come dicevo prima, la preparazione di questa grande manifestazione è straordinaria, vedere tante persone che girano attorno a una questione culturale, è fantastico, perché poi dopo ci sarà il momento del concerto, ma quello lo si trova in tutti i teatri, lo si trova ovunque, ma vedere tutte queste persone che con grande professionalità e grande passione girano attorno a questo momento straordinario, questo è veramente la cosa che mi interessa di più. Il momento del concerto si vive con occhi diversi, da chi ascolta, quindi da spettatore, da chi invece esegue, quindi musicista. Lei si trova un po' più nella posizione di un musicista o di chi ascolta ancora? Io prima di suonare mi pongo il problema di chi ascolta, quindi cerco di non fare braccio di ferro con chi ascolta, ma senza abbassare il livello, ma dare la chiave d'ascolto con un tipo di musica che possa aprire ancora alcune possibilità di ascolto degli ascoltatori. Quindi sono nello stesso tempo esecutore e anche ascoltatore. È quello che dovrebbero fare tutti gli artisti. Quanti bravi musicisti hanno opere scritte chiuse nel cassetto perché non si sono mai posti questo problema, quello di comunicare la poesia, scrivere la poesia e tenerla nel cassetto, la leggi solo tu, i tuoi nipoti, tua moglie, i tuoi parenti e qualche altro. Un'altra domanda sulla questione della diffusione, diciamo, della musica. È considerata tra le arti più comunicative. Come iniziamo a sfruttare questa musica? La musica si ascolta purtroppo ovunque, purtroppo, quindi squalificando la musica la si deve ascoltare nei luoghi deputati, la si deve ascoltare nelle sale da concerto, non dal barbiere, non nei bar, nei ristoranti, nessuno, io denuncerei questo maledetto vizio di che poi non è musica, è rumore, che la musica va ascoltata. Quindi anche per noi che facciamo la musica, per qualificare, per rispetto per la musica, sarebbe opportuno ascoltarla non come sottofondo a qualcos'altro. Gente che vanno, per esempio, quelli che vanno a riempire gli stadi per sentire i grandi concerti, io sono andato qualche volta a capire perché gli stadi sono sempre così gremiti, non si vede assolutamente nulla, tutto è sullo schermo, è come stare a casa in televisione e si sente peggio e in più ci sono le zanzare, quindi è un rito incredibile, quello da combattere. Le musiche, la musica va ascoltata nei luoghi deputati, va ascoltata nei teatri, in silenzio, chiudendo gli occhi, sognando e inventandosi tante vite, tante possibilità di vivere e le gioie, e procurarsi gioia con la musica. Un consiglio che può dare a chi si sta avvicinando allo studio di questo strumento e alla musica in generale? Ma i consigli sono molto difficili. L'unico consiglio è quello appunto di frequentare teatri, perché se uno frequenta teatro si procura gioia, dà i soldini per alimentare questa attività, quindi contribuisce a far crescere la cultura in genere. Milano. Milano è la mia città. Nel 2020 uscirà un disco che si chiamerà Milano. Il suo disco? Sì. Ci parli un po' di questo disco? Che poi non è un disco, non è un CD, ma è un libro che parlerà di Milano, quindi allegato al libro ci sarà musica, che è musica mia, che io farò live, registrata in qualche luogo di Milano, cosa che ho fatto a Trieste, perché in giugno uscirà un libro con l'allegato, un disco di un mio concerto fatto 3 anni fa al Miela di Trieste, e con la storia naturalmente di Trieste, che è una città in cui la cultura è lì vicino al mare. E cosa racconterà di Milano?
di Milano racconterà alle persone che hanno fatto grande Milano, come si vive a Milano, l'abbraccio che i milanesi fanno a tutti quelli che hanno voglia di vivere, di lavorare. Di Milano racconterò bene, racconterà soltanto le cose positive. Di negativo ce ne sono, ma preferisco non raccontarle perché so che le cose negative vengono sempre cancellate dalle persone giuste che ci governano qui a Milano. C'è qualche luogo in particolare a cui è affezionato di questa città? In questo momento mi piace moltissimo andare a City Life, perché City Life è la città del futuro, ma non del futuro, e sarà, secondo la mia fantasia, saranno le città che ci saranno sulla Luna e su Marte, dove non c'è ossigeno, quindi ci saranno tanti City Life, dove ci saranno tanti Piano City, dove ci sarà tanta musica, dove ci saranno tanti teatri, dove gli umani saranno diversi e ameranno la cultura. La ringrazio. Grazie a voi.